L'ambizione è quella di accogliere tutti con sicurezza e di accogliere tanta gente con sicurezza, in sicurezza, e cercare di dare un po' di aria economica alla nostra città, così, così stressata e provata dagli ultimi avvenimenti. Mahmood è sold out, tutti gli spettacoli vanno bene, io esorto ad andare a vedere gli spettacoli teatrali, gli altri spettacoli. Stasera per esempio c'è l'Hortus, uno spettacolo che si chiama Terroni, che parla del nostro sud in maniera interessante, perché ci spiega alcune vicissitudini importanti che sono successe nel nostro sud, e quindi andatela a vedere. E poi insomma Gianluca Lioni, Andrea Covotta in piazza con i libri, insomma anche, si parte alla grande. E sì, non è solo musica, ricordiamo. No, non è assolutamente solo musica, è musica, teatro, danza, insomma ce n'è veramente per tutti i gusti. È una settimana piena, intensa. La mia idea è fare una città spettacolo abitata tutta la giornata, dalla mattina che si parte con la colazione, con la stampa, dove vi offro con molto piacere un caffè, fino a finire sabato notte alle 5 del mattino, dopo Peppe Barra, di notte a mezzanotte e mezza, a prendere un cornetto del famoso pesce di zucchero, che noi lì siamo cresciuti, di sera ci vedevamo lì davanti. Quindi una festa anche per la città, per rilassarci un po'.